cominciato a lavorare in Lamborghini come operaio del terzo livello e poi col tempo sono diventato responsabile del reparto dei materiali compositi, cominciando a fare i primi studi sull'utilizzo della fibra di carbonio nel campo dell'auto e partecipando al team che ha costruito probabilmente il primo telaio in compositi per una macchina di Gran Turismo nell'80, tra l'83 e l'85 per la Countach Evoluzione. La Lamborghini, che è una ditta che io amo moltissimo perché mi ha dato la possibilità di lavorare, diciamo che è stato un rapporto che è durato quasi una decina d'anni, un rapporto molto molto bello. Però in realtà a un certo punto me ne sono accorto che io volevo fare la mia macchina, volevo fare una macchina che rappresentasse un'identità, un'idea, un qualcosa che immaginavo e su cui mi ero confrontato anche molte volte con Joan Manuel Fangio. E infatti in un momento, nell'anno 88, un amico comune disse: Orazio, perché non disegni una macchina che abbia il nome di Fangio? Fangio, che era dall'altra parte del tavolo, sempre con quel modo tranquillo che aveva ad esprimersi, anche con quella saggezza, se vuoi, disse: Orazio, se un giorno fai una macchina col mio nome, ricordati che questa macchina deve avere un motore Mercedes, perché io mi sento un uomo Mercedes e devo molto alla Mercedes. Ho cominciato pian piano a disegnare questa macchina, il primo disegno, il primo modellino, lo abbiamo chiamato Fangio F1 ed è stato fatto nell'88, quando calò fortemente il lavoro in Lamborghini dopo la guerra del Golfo, è stato possibile iniziare questo progetto della macchina che doveva chiamarsi Fangio. Purtroppo io non avevo dei mezzi economici per finire il progetto in breve tempo, perciò ci sono voluti quasi 7 anni per completare questo progetto e nel momento in cui la macchina era finita, a un mese dalla presentazione di Ginevra nel 99, decise di chiamarla con il nome Sonda perché ho avuto paura, non so, forse troppo rispetto, avevo troppa stima verso Fangio e pensavo che la macchina non era all'altezza come per portare il suo nome. Ed è così che l'abbiamo chiamata con il nome di questo vento delle Andes argentina, che era comunque un qualcosa che ci rappresentava.